Gara 2 della finale scudetto, Armani la comincia, la gioca in maniera diversa e con le facce giuste, come aveva chiesto coach Bucchi dopo gara 1. Taylor senza punti due giorni fa, comincia la grande, 8 punti e 3 rimbalzi nel primo quarto, chiuderà a quota 10 ma anche con un brutto infortunio alla caviglia. Milano resta in contatto, anche se Siena comincia a scavare un solco con le piccole cose, per esempio un canestro di Domer canta lo scadere il primo quarto per il 21-15. Nel secondo quarto esplode l'MVP di gara 1, Rimas Kaukena, 16 punti alla fine per lui, tutti segnati nel secondo quarto, 4 su 4 da 3 in questi 10 minuti. Si vede anche un ottimo Minda Catelinas, il migliore dei milanesi, chiuderà con 14 punti e 6 rimbalzi, ma il vantaggio senese aumenta, arriva fino ai 14 punti di fine secondo quarto, 44-30. Hall con questo rimbalzo tiene lì Milano, ma ancora una volta lo scadere del secondo quarto, arriva un canestro senese firmato ancora da Rimas Kaukenas, 44-30 dopo 20 minuti. Da lì in poi il vantaggio senese rimane più o meno sempre lo stesso, si vede Eze 7 punti, 6 nel corso del secondo tempo, si vede il solito strepitoso Terrell McIntyre, 9 assist e 15 punti quasi in doppia doppia, il playmaker del Montepaschi, qui fa segnare Sato 2 degli 11 punti con cui il centroafricano chiuderà la sua partita. Poi McIntyre si mette in proprio e va a chiudere i conti, vince Siena gara 2, 79-66, si porta 2-0 nella serie scudetto.